Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo di nuovo qui in questa rubrica di Parliamo di con il secondo episodio. Sarà un episodio molto speciale perché lo farò in onore del concorso di Victor Laszlo 88, uno youtuber che mi è sempre piaciuto e cui cerco di arrivare al suo livello di naturalezza. Diciamo, questa rubrica è nata in parte seguendo il suo stile. Io vorrei cercare di aderire alla sua iniziativa anche con il mio video. Quindi, senza dilungarci troppo sulla questione tecnica, sul perché sto facendo il video, parliamo dell'argomento. Oggi volevo parlare di Hunter x Hunter, questo anime manga che sinceramente è uno degli shonen che più mi è piaciuto e che secondo me più si regge in piedi. Non parlerò in generale di tutta la serie perché non mi sento ancora abbastanza pronto per fare un discorso così lungo. Volevo centralizzare tutto il video su una saga in particolare, quella la mia preferita, che è quella delle formiche chimere. Questo episodio sarà diverso per certi aspetti rispetto a quello precedente perché non avrà una parte con spoiler e una senza, in quanto parlando di una saga a sé non riuscirei a parlarne bene senza spoiler. Dovrei anche fare il resto della storia, fare i collegamenti che non posso fare, a meno che non conoscete la storia. Quindi è un video purtroppo un po' ristretto che va a chi ha già visto la serie e quindi può seguirmi se faccio certi riferimenti a certe cose. Perciò io vi consiglio di recuperarla. Dovrei poi mettere un link in descrizione in cui potete tranquillamente recuperare in streaming o tramite download gli episodi. Comunque, senza dilungarci ancora di più, parlando della serie, ci stanno tante motivazioni per cui questa è la mia saga preferita. Iniziando a parlare del fatto che in questa saga si vede quanto lo stile dell'autore sia davvero molto particolareggiato, molto interessante da seguire. Infatti l'autore comunque descrive molto bene tutto lo svolgersi delle vicende e soprattutto il luogo in cui si svolge la vicenda, questo continente isolato da tutto il mondo, NGL, in cui praticamente le formiche chimere cominciano a svilupparsi. È un luogo ben escogitato, per così dire, perché una crisi nazionale, se dovesse succedere, dovesse essere nascosta a tutti, dovrebbe avere luogo in un posto come NGL, un luogo isolato da mezzi di comunicazione, nuove tecnologie, che è sempre stato lasciato in disparte dalle altre nazioni appunto per questa sua politica, questa sua cultura molto particolare. Comunque lo stile in questa saga si riconosce moltissimo dell'autore perché appunto ogni personaggio, anche quelli meno importanti, hanno un ruolo che si riflette in maniera abbastanza dettagliata e ben spiegata dall'autore su tutti gli altri personaggi. Basta pensare a Ikago, che sarebbe la formichimera a forma di polpo, se non si ricorda che sebbene lui non abbia un ruolo apparentemente importantissimo, poi si vede quanto il suo ruolo è importante e quanto poi tutto quello che fa va a riflettersi con i personaggi più importanti della serie. Comunque, ritornando agli aspetti che mi sono piaciuti di più di questa saga, che è una delle più cruente di Hunter x Hunter. La naturalezza e la crudezza con cui certi fatti vengono semplicemente succedono sono a volte sconcertanti. Una scena che mi è rimasta
una delle guardie reali, le tre guardie reali, Neferpitò, interroga uno degli Hunter, ma non è che lo interroga con un interrogatorio poliziotto buono, poliziotto cattivo, no. Studia un libro di medicina, gli apre il cranio e con le bacchette stimola certi punti del cervello per praticamente fargli dire tutte le informazioni che vuole sapere, come una sorta di macchina della verità, ma manipola letteralmente il cervello. È leggermente inquietante. Comunque, questo è uno dei tanti aspetti che la crudezza di certe scene è fantastica e ti lascia sulla sedia, letteralmente. E fa capire anche quanto le forme chimere hanno un proprio carattere. Non è che sono stereotipate, esseri malvagi, sono una specie che considera gli umani cibo. Cibo, servitori, quello che è. Non è che è proprio razzismo, ma in quanto sono un'altra specie, ha senso. È inquietante sta cosa, perché non è che hanno qualcosa di personale contro gli esseri umani. Niente, è soltanto che noi, nella loro catena, siamo inferiori. È davvero un aspetto inquietante quando tu scopri una specie del genere e devi averci a che fare. Soprattutto quando ci stanno personaggi come il re, di cui parlerò in seguito. E là è davvero tanti grattacapi, tante domande che l'autore ci lascia ed è veramente una cosa molto interessante. Comunque, parlando di personaggi, ce n'è da dire tantissimo. Sono davvero, in questa saga esplodono tantissimi personaggi. È vero che non si vedono Kurapika e Leorio perché hanno entrambi i loro problemi, ma vengono comunque approfonditi molti altri personaggi. Vengono approfonditi personaggi come Gon, come Killua, e vengono introdotti personaggi come le guardie reali e il re. E c'è da dire tantissimo. Partendo da Gon, il protagonista. Gon non è sicuramente uno dei protagonisti più emozionanti, non è come posso dire, come nell'altro episodio di parliamo di Aang, non è un personaggio troppo esplorato, però i suoi problemi interiori ci sono e vengono esplorati bene, soprattutto verso la fine della saga, che davvero ci stanno delle scene che ti lasciano un po' perplesso, soprattutto quando lui arriva e incontra Neferpitò che sta curando con lui. E è bellissimo come in quella scena tutto ti fa sembrare, cioè Gon ti sembra tutto tranne che l'eroe, perché infatti non è un eroe, no? Non è quello. Neferpitò ha ammazzato sì Kaito, ma era istinto di difesa, era guardia del covo della regina, doveva farlo. Cioè, non era niente di personale contro Kaito. Sicuramente il modo in cui l'ha ammazzato era abbastanza bambinesco, cioè l'ha ammazzato per vedere se era forte. Quindi non è sicuramente giustificabile in quel senso, anche perché l'ha ammazzato, quindi. Però il fatto è che Gon non è che va a ammazzare nel Neferpitò così. Vendetta, vendetta cruenta pure, il modo in cui si vendica, effettivamente gli spaccia il cranio a pugni. Ti fa capire che anche una persona ingenua come Gon può diventare, cioè una persona non ingenua, una persona con un animo comunque mite a vista o comunque così può avere anche i suoi lati cruenti e lo può dimostrare. È veramente inquietante che questo aspetto comunque viene mitigato con il re. Perché se in Gon si vede il lato cruento e nel re si riesce a capire che un essere come il re, che
viene costruito come colui che dovrà dominare il mondo, colui che dovrà piegare gli umani, colui che dovrà fare questo e quell'altro. In realtà quello che vuole è semplicemente migliorarsi. E non gliene frega niente di ammazzare gli umani, non gliene frega niente di quello, vuole semplicemente migliorarsi. E come fa? Lui lo scopre tramite gli umani. È una cosa bellissima che semplicemente comuni, lo mette in scacco ed è là che capisce quando viene sconfitto, non quando vince, ma quando viene sconfitto, che il modo per migliorarsi è proprio incontrando gli altri e altri come Komugi, che la vera forza, anche lui lo capisce, non sta nella semplice forza bruta, ma sta anche in altre capacità. Infatti, quando lui incontra Netero, poi lui prova subito ammirazione per Netero, perché Netero è forse l'uomo più forte del mondo, che aveva raggiunto l'apice nelle arti marziali e che aveva, dopo anni di allenamento, sviluppato delle capacità impressionanti. E lui non è che lo vuole uccidere, no, lui vuole semplicemente stare a parlare con lui. È Netero che fa una cosa veramente bastarda e rischia pure di fare una crisi nucleare con la rosa e tutto, perché la rosa rilascia anche un veneno contagiosissimo. NGL poteva rimanere tranquillamente distrutto da una bomba nucleare. Comunque, tutto pur di distruggere la minaccia delle formiche chimere, perché probabilmente se il re fosse stato, diciamo, controllato meglio, si sarebbe evitato tutto questo massacro. E questo è il bello, che tu, il re, secondo me, chi ha visto bene la serie, un personaggio come il re, tu non lo puoi considerare un villain, un cattivo, perché. E questo è bello. In realtà i buoni e i cattivi non ci sono, e questo ti fa capire l'autore. Non è che uno nasce cattivo e non è che uno è cattivo e non può cambiare, non ha qualche altra cosa in sé. Quando un autore riesce a dare delle ragioni e quando un autore riesce a farti passare un personaggio per dei sentimenti come quelli che ha il re per Komugi, perché il re prova un'ammirazione indescrivibile per Komugi e te lo fa capire l'autore tantissimo, soprattutto quando sta per morire, che contagiato dal veneno non vuole che Komugi si avvicina distante, no, Komugi si butta. Non è che una ragazza così sopra i 20 anni, se non mi ricordo male, rischia la sua vita per niente. C'era un legame fra loro, una chimica, è quello il bello, è quello, c'era un'affinità e ti fa capire che c'è dell'umanità in tutti, e quando dico umanità intendo uno spirito di comunione che l'autore cerca di far capire anche tramite il re. Bellissimo, bellissimo, che per migliorarsi il re, per raggiungere l'apice delle formiche chimere, lui passa attraverso l'umanità, è fantastico, eh. È semplicemente una serie con tanti risvolti e tanti significati. E anche tutto questo in contrasto con la crudezza di tutto quello che succede con la morte di Kaito, con la rabbia e la vendetta di Gon. È tutto un contrasto che davvero. L'autore ha fatto un lavoro fantastico con la saga delle formiche chimere, che non mi aspettavo. Sicuramente la versione dell'anime è lenta per essere un anime, ma perché è piuttosto fedele al manga. E sebbene il manga abbia comunque dei disegni non troppo eccessi in certe parti, rimane comunque un buon manga da leggere, da assorbirlo tutto, perché bellissimo, bellissimo, sul serio in tante cose, soprattutto nei personaggi, come dicevo prima, ma anche nei ragionamenti che l'autore fa, perché appunto somiglia più a un libro che a un manga, quasi a approfondire ogni personaggio in tutte le scelte che fa. E
sinceramente penso che il mio personaggio preferito della serie rimane il re, in quanto Meruem, in quanto è uno di quei pochi villain che non chiamerei villain. È uno di quei casi che ti viene da dire che cosa avresti fatto te al posto di Netero e dell'associazione degli Hunter e tutto. Sono tante domande. Anche le guardie reali sono ben caratterizzate. Le mie pronunce fanno schifo, ma non me ne fotte un cazzo. Guardie reali. Neferpitò non è l'unica ben caratterizzata, ci sta anche Pufu e Yuppie, che sono ben caratterizzati e hanno le loro ragioni per servire il re. E anche questo sentimento, sempre, che non è personale nei confronti degli Hunter che devono combatterli perché vengono sollecitati dalle nazioni, ma hanno una sorta di dovere verso il re. E se non lo se non seguono questo dovere, semplicemente la loro razza è destinata a estinguersi, perché le formichimere sopravvivono grazie al re che li fa nascere una nuova colonia. Il tutto comunque rende i villain, se vogliamo chiamarli così, ben caratterizzati, umani, ma allo stesso tempo qualcosa di diverso, qualcosa che ti lascia affascinato, perché non è facile da spiegare le ragioni che spingono le guardie reali a servire il re, allo stesso tempo le ragioni che ti spingono a commettere atti così sadici come quello di manipolare il cervello di un essere umano. Comunque, questo per quanto riguarda i villain. Quanto riguarda poi la squadra che attacca il palazzo del re, wow, anche quello è organizzato benissimo. Come dico prima, si vede benissimo come ogni scelta provoca delle conseguenze, e come tutte queste conseguenze poi vanno a intrecciarsi in quello che è una sorta di mosaico di situazioni. E sembra quasi di stare davvero a vedere un film ben scritto, con una buona regia, che ogni scelta provoca una scena diversa, un diverso contesto, tutto ben caratterizzato. Alla fine, a differenza di altri shonen, ci sono davvero pochi combattimenti, ma sono davvero intensi quei combattimenti che ci sono. Starei a parlare tantissimo ancora dei personaggi e dell'attacco del Palazzo Reale, ma vorrei soffermarmi un attimino su la figura di Komugi, di cui parlavo prima, perché ho parlato tanto del re, ma non ho parlato tanto di Komugi. Il fatto è che, essendo cieca, lei comunque ha questa naturalezza, questa sincerità che rispecchia quello che dicevo prima, cioè che non bisogna lasciarsi ingannare da quello che dicono gli altri, dalle apparenze e tutto, ma questo personaggio dimostra come, semplicemente affidandosi a quello che è una chimica, un'affinità, un altro possa riconoscere le qualità di un'altra persona. In questo modo ci si migliora. E questo è il bello dell'autore, è questo che l'autore riesce a fare. È la storia dell'essere perfetto, che scopre che in realtà la perfezione la si riscontra negli altri e non in una semplice dimostrazione di forza bruta. Questo è quello che l'autore voleva comunicare, secondo me. È questo che rende la saga delle Formichimere, secondo me, la migliore saga di Hunter x Hunter. Ed è questo che rende Hunter x Hunter, secondo me, uno di quei shonen da vedere, leggere, da appassionarsi, insomma, cioè. Io direi che per ora è tutto su Hunter x Hunter, potrei parlarne ancora, parlerò in futuro anche di altri shonen. Io, diciamo,
davvero vi consiglio ancora di seguirlo. Sembra che per ora sta riprendendo il corso, stanno ricominciando, cioè i capitoli del manga, anche se non è detto che riprendano con naturalezza. Dopotutto, l'autore ha fatto moltissime pause in seguito a vari problemi di salute, ma io comunque penso che se. Io sono abbastanza in hype per quello che sta per arrivare a Hunter x Hunter, perché si sta arrivando in un nuovo capitolo davvero molto interessante, in cui si scopre il mondo sconosciuto, che sarebbe il 95%, se non sbaglio, del mondo, che ancora non è stato esplorato a dovere, che nasconde tantissime insidie, tantissimi segreti, tantissimi problemi che amperebbero ancora di più il mondo di Hunter x Hunter. E wow, sicuramente questa serie non è facilmente apprezzabile, perché ha come posso dire, ha un ritmo lento, molto dettagliato. Uno deve avere comunque pazienza a seguire ogni sfaccettatura, ma secondo me, se si dà questa pazienza, si scopre una vera gemma. E questa è la bellezza di Hunter x Hunter, secondo me. Grazie ragazzi, spero di sentirci al più presto e alla prossima.